Il 2023 delle infrastrutture marchigiane si è aperto muovendo i primi passi tangibili sul terreno dell'incompiuta fra le incompiute. Quello della Galleria della Guinza e dell'annesso completamento della Fano Grosseto che, dopo decenni di promesse tramutatesi in carta straccia, ha visto nel pomeriggio del 2 gennaio a Mercatello sul Metauro il sopralluogo del vice ministro alle infrastrutture Galeazzo Bignami, accompagnato dal presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, dall'assessore alle infrastrutture Francesco Baldelli e dai parlamentari marchigiani Elena Leonardi, Mirko Carloni, Lucia Albano e Antonio Baldelli. Il lavoro, in sinergia fra Regione e Governo Meloni, ora si veste di concretezza con l'investimento statale di 150 milioni di euro sbloccati dal CIPES per realizzare la prima canna della galleria, partendo con i lavori già nel 2023 dopo la gara d'assegnazione da espletare entro il 30 giugno. Siamo venuti qua oggi perché è un impegno che si concretizza. Nei giorni scorsi abbiamo sbloccato quest'opera stanziando i 150 milioni essenziali per rendere funzionale la prima canna, perché come voi sapete il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha subordinato l'apertura di questa strada, perché i 150 milioni riguardano anche le opere di completamento viario, e poi successivamente, ma non troppo successivamente perché anche su quello la progettazione è sostanzialmente terminata, anche la realizzazione della seconda canna per garantire le quattro corsie di collegamento su tutta la Due Mari. Innanzitutto un ringraziamento al Vice Ministro e al Presidente del Consiglio, al Ministro, alla sensibilità di tutto il Governo che ha dato una priorità assoluta al completamento di quest'opera, che non solo era un'incompiuta, ma un'incompiuta che portava dei danni enormi a un territorio, perché alla fine di questo rettilineo, che non arriva neanche a 6 km, mi diceva il Vice Sindaco, 5 km e 900 metri, c'è l'Umbria. E c'è un mondo, un'economia, una socialità che si apre. Oggi la strada alternativa non è 6 km di rettilineo, ma è 30 km di curve che, per essere attraversati, impiegano normalmente 45 minuti del nostro tempo. Questo significa abbattere di molto il collegamento tra Marche e Umbria, ma soprattutto significa compiere quel tratto di Fano Grosseto che è tra i più costosi e che quindi consentirebbe di velocizzare anche la realizzazione, il completamento del tratto rimanente. Unire i due mari, unire l'Italia Est e l'Italia Ovest, significa connettere mondi e dare opportunità di crescita che, laddove è stato realizzato con infrastrutture del genere, ha portato dei benefici enormi. Pensiamo alla 76 e alla 77 tra Foligno e Civitanova, tra Perugia e Ancona. È importante continuare in questa direzione e ci fa veramente molto piacere la sensibilità di tutto il Governo, che ha ritenuto, dopo poche settimane dall'insediamento, imprimere un'accelerazione importante. Il sopralluogo in pulmino attraverso la galleria ha consentito di verificare l'attuazione del primo passo della prima canna, per poi ragionare successivamente sulla seconda canna. La seconda canna intanto evidentemente è finalizzata a garantire non una strozzatura all'ingresso tra Umbria e Marche, ma la continuità di servizio viario. Questo conoscerà dei tempi differenti, mentre sulla prima canna confidiamo di andare già a gara entro il 30 giugno, poi ci saranno i tempi tecnici per capire anche lo stato dopo 40 anni in cui quest'opera bloccata che troveremo, ma siamo fiduciosi che nel giro di 3 anni, forse qualcosa in più, dipenderà anche appunto che cosa si trova, questa arteria, questa parte sarà fruibile. Alla Guinza presenti anche i consiglieri regionali Baiocchi, Rossi e Serfilippi, al fianco di parlamentari che hanno applaudito alle promesse mantenute del nuovo governo. Si tratta della cosiddetta questione Centro Italia, alla quale il governo di centrodestra ha voluto mettere immediatamente mano. Oggi, tra l'altro, la presenza del vice ministro Bignami in questa terra di fronte a questa canna ne è la dimostrazione dell'impegno concreto, perché ci mettiamo la faccia, perché abbiamo messo un importante impegno economico e vogliamo che anche il Centro Italia possa tornare a correre, nonostante questo gap infrastrutturale che soprattutto le Marche scontano dopo, dobbiamo dirlo, decenni di letargo e di mancata visione. Sicuramente, purtroppo, non per nostra responsabilità, si sono accumulati ritardi di decenni. Ora finalmente è sbloccata e dobbiamo correre per recuperare questi ritardi, ma da parte nostra questo percorso è iniziato e lo vogliamo percorrere fino in fondo.